Buonasera a tutti gli sportivi di Giulianova ed in particolar modo a quelli che amano di più il calcio. Siamo in presenza, e lo ringrazio per questo, alla mia sinistra con Ludovico, detto Vico, di Raimondi, e alla mia destra Nicola Tribuiani, che tutti ricordano, forse i più giovani non sanno, che Nicola Tribuiani è uno dei seminatori d'oro della nostra città a livello nazionale, quindi ha un riconoscimento importante. Detto questo, voglio dire subito che questa sera avevamo un programma e non possiamo in qualche modo mantenerlo, perché abbiamo ricevuto un comunicato da parte del Giulianova che leggo testualmente e che ci dice, e dice, questo è stato divulgato un po' a tutta la stampa, che la società, il comunicato recita così testualmente, la società Città di Giulianova 1924 comunica che fino alla data del 18 dicembre sono autorizzati a parlare con le varie testate giornalistiche esclusivamente l'addetto alle pubbliche relazioni Ernesto Ciafardoni e il presidente Adriano Mattucci. Sono pertanto temporaneamente sospese interviste televisive e radiofoniche per tutti i tesserati. Questo abbiamo ricevuto e quindi noi ringraziamo ancora una volta pubblicamente, direttamente, i nostri due ospiti che stanno qui insieme a noi, a Giulia Viva, che per la terza volta cerca di mantenere vivo l'interesse per questo sport che a Giulianova è sempre molto sentito e quindi molto partecipato. Tutti coloro che vogliono mettersi in collegamento con noi, tutti gli sportivi giuliesi da Giulianova e anche da fuori, sappiamo che abbiamo ascoltatori che si trovano anche nel Venezuela, abbiamo ricevuto sms in altre trasmissioni, e vi ricordo qual è il numero da fare per poter inviare l'sms, e noi in studio cercheremo poi di metterci in contatto con Ernesto Ciafardoni, il responsabile, perché possiamo colloquiare con lui e farci dire direttamente che cosa ha portato la società a prendere questa decisione, che cosa succede, quali sono gli aspetti positivi e negativi di questa decisione presa dalla società. Noi in studio cercheremo di commentare e cercheremo anche di trasmettere le indicazioni, i suggerimenti che vengono registrati attraverso l'SMS. E il numero, vi dico adesso, non l'ho detto prima, è 346 10 35 861. Quindi cominciamo questa serata. Abbiamo parlando in primo luogo con Vico, che sapete tutti, conoscete, a Giulianova. Lui segue da giornalista il Giulianova Calcio da tanti anni, ha anche un suo sito all'interno del quale commenta tutto ciò che fa, tutto ciò che è sport anche a Giulianova, e quindi è una persona molto preparata. A Vico do la parola per poter intanto iniziare a commentare sia il comunicato del Giulianova e sia la partita della Maceratese, perché ovviamente, anche se non abbiamo in sede ospiti, così come è successo nelle altre due serate, nelle quali sono stati presenti sia il capitano del Giulianova Federico Del Grosso, sia il responsabile alle relazioni Ciafardoni in una prima seduta, e nella seconda serata abbiamo avuto ospiti l'allenatore del Giulianova insieme ad un giovane che ha realizzato il gol, Fantini, nella partita in casa contro la Jesina. Quindi Vico, dalla tua esperienza, che cosa ci dici, perché, che cosa è successo, se hai elementi che io non conosco da poter mettere così in discussione e colloquiare in questo modo con tutti quelli che vogliono poi intervenire. Innanzitutto buonasera, grazie per l'invito, colgo l'occasione per esprimere le felicitazioni per l'avvio della
delle trasmissioni della TV, perché è sempre una voce importante, soprattutto al passo con i tempi, una voce importante di Giulianova. Per quanto riguarda la decisione della società, certamente è stata sorprendente, è venuta come un fulmine a ciel sereno, però mi consta che sia stata adottata in quanto siamo in una fase delicata della stagione, soprattutto del mercato, per cui la società molto probabilmente ha inteso non alimentare equivoci, disguidi, malintesi e polemiche tramite dichiarazioni di giocatori. Questo penso che sia il motivo fondamentale. Poi se ci sono altre ragioni, ovviamente ce lo spiegherà il responsabile delle relazioni pubbliche, Ernesto Ciafardoni, ma credo che questa sia la motivazione di fondo. Del resto, proprio in tema di mercato, il Giulianova ha comunicato due operazioni in entrata e in uscita. In uscita sono partiti Dos Santos per il Matera, che milita nel girone H della Serie D, e Di Giulio alla Recanatese, che è nello stesso girone nostro. In entrata sono arrivati due centrocampisti, Federico Conti, classe 1988, cresciuto nelle giovanili del Catania, ma proveniente dalla Serie B del Belgio. E poi un ragazzo, un sempre centrocampista del 95, Diego Spadaccini, prelevato dalla Renato Curi angolana. Ecco, queste sono le novità, tanto per restare nel filone, nel tema, che appunto Giulianova ritiene delicata la fase in cui una parola di troppo potrebbe rompere qualche equilibrio, soprattutto in considerazione della previsione delle partenze anche di Esposito e Berretti, almeno tra quelle più importanti. Di queste due operazioni probabilmente si parlerà nella prossima settimana. I due giocatori, come è riportato anche nel comunicato della società, saranno a disposizione come gli altri per la partita di domenica prossima al Fadini con il Sulmona. Comunque, da quello che dici, Vico, in pratica si prevede una rivoluzione, una mezza rivoluzione della squadra. Ovviamente gli sportivi giuliesi sperano che i cambi che avverranno, ovviamente la società tutto quello che fa lo fa sicuramente per cercare di migliorare il proprio impegno e fare sì che ci siano risultati ancora migliori rispetto a quello che Giulianova sta mostrando di fare fino a questo punto. La partita con la Maceratese, per quello che si è letto sul giornale, io non sono testimone perché non ho visto, non sono stato a vedere la partita, però per quello che si è letto la squadra si è comportata in modo egregio, quindi diciamo che c'è un progresso, c'è stato dopo la vittoria con l'Ancona e quella in casa con la Jesina, ha dimostrato di aver raggiunto un equilibrio. E certo, le preoccupazioni che possono nascere da parte dei tifosi, se si parla del venir meno di Esposito, anche se c'è il punto interrogativo, di Ferretti, che hanno dimostrato di Berretti. Essere di Berretti. Berretti, chiedo scusa, e mentre già è data per certa la partenza di chi ha realizzato gol è ufficiale, sono operazioni ufficiali, quindi, comunicati dalla società. Ecco, sono aspetti che vanno presi per in considerazione, certo. In considerazione e valutare e sperare che tutto quello che si fa
sia sempre per migliorare quello che già esiste. Nicola, dal tuo punto di vista, i tuoi giudizi, le tue valutazioni, il tuo essere uomo di calcio, di Nicola posso dire che non è uomo di sport, è uomo di calcio. La sua vita l'ha vissuta interamente dentro questo campo di calcio e quindi conosce tutti i suoi aspetti, tutti i particolari, ed è una memoria storica di Giulianova. Poi parleremo anche di un altro aspetto, qualcosa che lui sta portando avanti con il solito entusiasmo, però adesso in questo momento vorrei conoscere e sapere un po' il tuo pensiero rispetto a quello che abbiamo detto fino ad ora. Ma seguo un po' dall'esterno le vicende della squadra del Giulianova, perché io sono tesserato e lavoro per un'altra società, quindi diciamo... Ma vivi a Giulianova? Vivo, se non è così, quindi la conosco dall'esterno come un semplice, diciamo così, osservatore. Quindi penso che la società abbia fatto le sue valutazioni sotto questo punto di vista. Si deve tener conto che è una società nuova, cioè che è ripartita quest'anno, quindi se adesso sta facendo certi movimenti, sta aggiustando un po' la rosa della squadra, credo che li abbia valutati bene, cioè, insieme al direttore sportivo, all'allenatore, quindi abbiano fatto delle valutazioni giuste per poter fare questi cambiamenti che diciamo saranno anche, penso, proiettate al futuro, cioè oltre che all'immediato, perché la squadra, almeno guardando l'esterno, ha una buona caratura, cioè è una squadra che può battersi da pari a pari con le migliori del girone, quindi diciamo che la dirigenza penso che abbia fatto delle valutazioni giuste, valide, per poter fare certi movimenti. Questa è una speranza, credo che sia un po' di tutti noi giuliesi, e quindi dico qualcosa che possa stimolare un po' la società a fare ancora meglio. Che cosa servirebbe per potenziare la squadra secondo il tuo punto di vista, da un punto di vista tecnico, e che cosa servirebbe alla società per poter cercare di far venire ancora sempre più perché gente allo stadio, perché nell'incontro che abbiamo avuto qui l'altra settimana con Ernesto si lamentava ancora una partecipazione allo stadio da parte dei tifosi non ancora pienamente soddisfacente da parte della società. Che cosa manca secondo te per poter ricreare quell'entusiasmo, quella partecipazione, quel sentimento che ha caratterizzato la nostra città e i nostri concittadini, insomma, per un lungo periodo? Ma io intanto direi che la situazione non va vista soltanto dal punto di vista della partecipazione del pubblico al Fadini. Su questo fronte probabilmente ancora è aperta la cicatrice della ridiscesa nei dilettanti, e quindi l'entusiasmo deve ancora ricontagiare una buona fascia della vecchia tifoseria, e io parlo della tifoseria cosiddetta silenziosa, non degli ultras o dei tifosi più vocianti, parlo di quella fascia della tifoseria che ha la passione dentro e probabilmente è ancora ferita dalla ridiscesa nei dilettanti. Mettiamoci anche che c'è una causa contingente come una crisi del paese che non si quantifica nelle 10 euro di ingresso allo stadio, si quantifica più che altro nelle difficoltà quotidiane che portano probabilmente che penalizzano soprattutto l'entusiasmo. I problemi sono altri, non c'è solo il calcio, questo almeno per una buona parte di cittadini.
Detto questo, è chiaro che il riferimento di Ernesto Ceffardoni allo scarso o al non ottimale coinvolgimento della tifoseria non si ferma soltanto, almeno come interpreto io, il portavoce della società, non si ferma soltanto alla frequentazione dello stadio, ma al coinvolgimento anche di forze imprenditoriali che dovrebbero spingere in maniera decisa questo nuovo progetto della rinascita del Giulianova e del calcio a Giulianova. Quindi credo che le motivazioni e le ragioni e le situazioni siano più ampie della semplice partecipazione del pubblico al Fadini. Detto questo, personalmente credo che ci siano anche delle barriere di diffidenza da superare, perché in realtà sono state fatte anche delle operazioni di facciata di cui sicuramente il Giulianova aveva bisogno, ma che rispetto alla necessità e alle priorità di ricostruire le fondamenta del Giulianova prima che il tetto della casa, diciamo che questa ci vuole del tempo, la gente diciamo che è anche disposta ad aspettare, però vuole forse capire e vuole probabilmente valutare la chiarezza e la coerenza di questi progetti, perché prova ne sia, adesso è stato un po' toccato il tema del calciomercato, bisogna capire se questi movimenti che si fanno nell'ottica di un aggiustamento tecnico o se piuttosto non siano invece operazioni hanno ragioni più di carattere societario, quindi questo lo vedremo magari quando la campagna sarà quello che io invece sarà completata. Mi pongo invece e pongo un interrogativo: dove vuole andare Giulianova? Cioè, forse è questo il traguardo, se il suo obiettivo è la risalita, perché acquistando o facendo arrivare determinati giocatori, io mi rifaccio anche all'arrivo di Carrozzieri, che poi non ha dato quello che molti si aspettavano, almeno la società si aspettava, però diciamo che già il passo di avere Carrozzieri, di averlo anche un'operazione, certo, era un segnale che la società punta in alto. Certo, poi i giocatori possono riuscire, non possono riuscire, questo fa parte del... Però diciamo che l'intendimento era questo. Si è capito che... E comunque concordo con quello che dici, la società si è mossa almeno sul piano dell'immagine fin dall'inizio con una certa capacità organizzativa nuova, per cercare di ricreare l'entusiasmo necessario attorno alla società dopo quello che era successo, quindi il fallimento della società dell'anno precedente. Quindi è stata, da un punto di vista dell'immagine, sicuramente un qualcosa che ha caratterizzato questa società. Io mi permetto di aggiungere e di dire che forse quello che manca, e sicuramente certo è ancora presto per poter dare responsabilità a questa nuova società, però laddove deve puntare questo Giulianova 1924 è sicuramente il settore giovanile, riprendere... Quando parlavo di fondamenta è chiaro che mi riferivo... Esatto, quindi perché la storia nostra è stata la partecipazione durante le partite veniva proprio perché c'erano tanti ragazzi di Giulianova che facevano parte della squadra, della rosa, e poi tutti quei risultati che sono stati conseguiti nel corso degli anni, quindi che hanno creato
l'entusiasmo necessario, e quindi bisogna fare in modo che nel più breve tempo possibile sia ricomposto al meglio e si cominciano a vedere i risultati nel settore giovanile per far crescere. Per fare questo, comunque, dal mio punto di vista, come prima cosa bisogna mettere i ragazzi nella condizione di poter stare sul campo non 3 ore alla settimana, ma almeno 7-8 ore settimanali, perché questo è il modo per poter far crescere i ragazzi. Certo, mi rendo conto che non è facile, così come era una volta, far giocare i ragazzi per strada o nei quartieri o dentro negli spazi che si trovavano più facilmente, però un punto fondamentale è proprio questo. Vediamo adesso, prima di passare e di andare oltre, vediamo che c'è arrivato un SMS, uno sportivo che chiede se Esposito è tornato solo per giocare contro il Sulmona o perché è saltato l'accordo. Questo è quello che ci chiede. E a questo punto io direi, se riusciamo a metterci in contatto con Ernesto, forse può essere la persona più indicata che ci può dare la risposta più adeguata, più precisa. Mi consta che Esposito abbia già salutato i tifosi, già considerandosi ceduto. Un altro, quanto perde l'attacco, questo è un altro messaggio che arriva, e quando perde l'attacco senza Dos Santos, questo è un altro bello interrogativo. Questo sono domande che speriamo che Ernesto possa ascoltare direttamente. La domanda più è più pertinente l'aspetto tecnico che non però, l'aspetto economico. Ci deve essere un'intesa anche con l'allenatore, quindi i conti si fanno all'interno della disponibilità per la società, ma anche d'intesa con il proprio allenatore. Quindi aspettiamo adesso se la regia riesce a mettersi in contatto con Ernesto Ciappardoni, e dopodiché ascolteremo. Nel frattempo voglio chiedere a Nicola, quello che dicevo a Vico, cioè le motivazioni che devono servire a far ritornare gli sportivi a Giulianova, quali sono per te? Che cosa manca ancora? Certo, è presto, però secondo te quali sono queste motivazioni? Ma innanzitutto la fiducia che la società deve riacquistare nei confronti dei tifosi. Se i tifosi non vedono nella società un programma stabile per il futuro, sicuramente rimangono, perché negli ultimi anni onestamente hanno avuto delle grandi delusioni. Adesso sono 2 anni, si è ripartito dopo il fallimento l'anno scorso, e quest'anno, grazie all'impegno di poche persone, si è riusciti nel giro di un anno e mezzo a ripartire, certo, a ritornare in CND. Quindi colgo l'occasione, sì. Scusami Nicola, per ricordare anche che l'anno scorso ci sono stati dei dirigenti che hanno avuto un onere certamente, grande, infatti, e sono stati infatti, quelli che hanno rimesso in moto il calcio a Giulianova, era finito, quindi questo volevo, perché grazie a queste persone, e ne sono purtroppo poche, che l'anno scorso erano tre dirigenti, quest'anno sono qualcuno in più, Antonio, esatto. Vogliamo citarli perché credo che sia quindi doveroso. Hanno fatto poi quest'anno scusami un attimo, sì. Voglio citare almeno quello che a memoria io ricordo: D'Antonio Berardo,
Alfredo Gerardini e De Aduzis che si presero l'impegno di portare, diciamo, riscrivere la squadra insieme a Perletta che portò il titolo qui a Giulianova, e quindi si ripartì dall'eccellenza, se no andava a finire forse in promozione. E quindi questi nell'anno nominato più assoluto abbiano avuto il merito di ripartire. E poi fortunatamente ricordati. Quest'anno, grazie all'avvento di Mattucci, si è riusciti a fare il ripescaggio e quindi a ritrovarci in CND. Quindi questo è stato importantissimo, perché nel giro di un anno partecipiamo a un campionato nazionale. Se no, molto probabilmente eravamo ancora nei dilettanti regionali ed era molto, molto più difficile essere, diciamo, riacquistare fiducia da parte dei tifosi. Adesso si deve fare qualcosa in più, cioè, nel senso che la società sta facendo, io penso che questi dirigenti attuali stanno facendo il massimo per poter avere una squadra all'altezza della situazione. Però ecco, si deve tener conto che nel breve tempo di un anno si è riusciti a partecipare, a ritornare a fare un bel campionato dove si è... Scusami, c'è un tifoso che si rivolge direttamente a Raimondi. La verità, signor Raimondi. Sì, ho letto, mi pare che... La verità... Che dica che purtroppo c'è benefreghismo a Giulianova. Lo abbiamo detto, lo stavamo dicendo, commentando, sì. ci sono ancora vari retaggi da sconfiggere perché torni quell'entusiasmo a tutto tondo che era un po' la prerogativa del Fadini e anche dell'ambiente giallorosso. Molti ci dicevano qualche anno fa che come la piazza del Giulianova in realtà ce n'erano poche in Italia capaci di trasmettere quella passione, quel fluido magnetico della passione, appunto. E quindi è chiaro, lo stavamo dicendo, bisogna ricreare questo entusiasmo, ma bisogna anche che la gente si liberi di quella diffidenza, perché come si dice da noi, chi è morso dal serpente poi ha paura anche della lucertola. Bene, adesso dobbiamo dare la pubblicità e non appena sarà terminata riprenderemo questo colloquio tra questi due nostri interlocutori. Grazie. Il gruppo Quartiglia si posiziona come uno dei partner di riferimento per chi opera con professionalità e competenza nel campo della ristorazione commerciale e collettiva, dell'ospitalità e dell'enogastronomia. Da oltre 25 anni presente nel mercato del food service, ha specializzato il proprio core business nel segmento ristoranti alberghi. L'azienda gestisce senza intermediazioni tutte le differenti aree merceologiche, garantendo al cliente sempre lo stesso grado di qualità, tracciabilità e sicurezza. Sempre più marcata inoltre è l'attenzione che l'azienda rivolge alla valorizzazione e alla diffusione attraverso strumenti specifici dei prodotti e delle tipicità del patrimonio enogastronomico italiano. La sempre maggiore attenzione alla qualità, alla tracciabilità e alla filiera produttiva dei prodotti commercializzati hanno portato alla creazione di marchi aziendali. Quartiglia S.p.A. da oltre 25 anni al servizio del food service.
Eccoci, siamo di nuovo in studio. A questo punto io chiederei alla regia di mandare in onda le immagini della partita con la Maceratese e vediamo di commentare insieme. Io non ho visto la partita, come ho detto, se gli altri due ospiti invece hanno già visto qualcosa e sanno di più, commenteremo insieme. Non ero presente all'Elvia Recina di Macerata, però avevo ovviamente dei miei informatori per il mio sito e quindi mi hanno parlato di un Giulianova che non è uscito ridimensionato dalla sconfitta, che oltretutto veniva da cinque risultati, cioè è arrivata dopo cinque risultati utili consecutivi. Certo, ci sono state alcune smagliature, alcuni errori che hanno favorito questo vantaggio già repentino della Maceratese. D'altro canto mi hanno anche riferito di una squadra, la Maceratese, tra le migliori viste finora, tra quelle incontrate dal Giulianova. Prova ne sia oltretutto che la Maceratese ha conquistato 27 punti nelle ultime 11 partite, cioè da quando in pratica l'allenatore Favo, che peraltro è un ex del Giulianova che ha allenato nel 2008-2009, ha preso in mano subentrando a Guido Di Fabio. La Maceratese infatti era considerata una delle pretendenti alle posizioni di vertice a ridosso di quell'Ancona che sembra attrezzata per il salto di categoria, per il ritorno tra i professionisti. Tant'è vero che è la squadra che ha segnato più gol e ne ha subiti di meno, l'Ancona. Parla. Io sto osservando i due gol presi dal Giulianova. Il primo è del tutto occasionale e forse ho intravisto anche una possibilità di fuorigioco da parte di chi ha deviato poi in porta il primo gol della Maceratese. L'azione del Giulianova è stata perfetta. Sì, però scusami Giancarlo, ti voglio dire che noi siamo abituati anche a considerare quello che fanno gli altri, ma anche quello che facciamo noi, cioè il gol del Giulianova è nato ugualmente da un errore. Però c'è stata da una palla persa, penetrazione, un passaggio, questo non c'è dubbio, inserimento che invece lì è stata una deviazione del portiere, visto sul primo gol. Una deviazione per te, respinta, un tiro in porta di un attaccante che andava fuori e una deviazione di chi ha fatto gol, che mi sembrava si trovasse in fuorigioco, quindi ci sono anche qui, se tu vedi, Broso ha potuto realizzare il gol come dire con una certa facilità il risultato di 3-2 è un risultato che ovviamente smaschera qualche errore, no, questo è evidente, però quello che a mio avviso è importante è che il Giulianova ha fatto sentire la sua presenza in campo anche dopo aver subito il 3-1, cioè è una squadra che ha saputo reagire, quindi dal punto di vista dell'impegno e della determinazione poco c'è da rimproverare al Giulianova dell'Elvia Recina. Abbiamo un altro messaggio che ci chiede come giudicate l'operato della società guidata da Mattucci. Io personalmente posso dire che per quello che si vede, come dicevo precedentemente, da come ha dato l'impostazione per rappresentare in modo attuale, così come si vede in società di categorie superiori, quando c'è da presentare nel corso della settimana con la stampa, durante la domenica, invitando gli ospiti
all'interno della struttura dello spogliatoio, e nei momenti in cui anche si fanno le interviste, credo che abbia dato sotto questo punto di vista un qualcosa che non si conosceva. Io non ho frequentato più il Giulianova Calcio da tanti anni, però vivendo Giulianova sapevo e conoscevo che negli anni precedenti non c'era l'attenzione da questo punto di vista. Del resto i risultati, Mattucci, il mio punto di vista è che siano fino a questo momento siano positivi, perché per lui parla la classifica. Giulianova si trova a competere ed è in corsa per poter arrivare a fine campionato, ad aver fatto un campionato eccezionale. Questo è il mio punto di vista. Tenuto conto che poi ecco si è partiti anche in ritardo, non è che la squadra sia stata allestita in tempi diciamo ingiusti, perché la preparazione è iniziata ai primi di agosto, quindi diciamo che si sta facendo abbastanza bene, tenuto conto di tante difficoltà avute prima del ripescaggio, poi l'iscrizione, tutte tante cose. In breve tempo, certo, onestamente, ho visto anche lì la struttura dello stadio rimessa a posto, quindi un impegno veramente importante. Quindi perciò vanno elogiati, come dicevo prima, perché noi venivamo da una catastrofe. Cioè, giocava il calcio, era finito, non c'era più niente. Adesso si deve ricostruire. E infatti possiamo collegarci, stavamo dicendo prima, abbiamo costruito un'associazione di tifosi, ex tifosi, ex atleti, ex dirigenti, per cercare proprio di dare una mano alla società da un punto di vista così dell'immagine, ecco, per ricollegare. Voglio dire agli spettatori che Nicola Di Bugliani, come dicevo prima, uomo di calcio, ha messo in piedi un'associazione per rilevare il titolo sportivo del Giulianova Calcio. Giulianova Calcio, e quindi le finalità di questa associazione sono lodevolissime. Ha coinvolto tantissima gente, conosciamo l'impegno. È un elenco molto lungo. Molto lungo, quindi ha partecipato, credo che adesso forse se ci dici che cosa materialmente è stato fatto per poter acquisire questo titolo, e che cosa poi è in mente, che cosa ci sarà in seguito, quello che tu hai organizzato e cercato di riportare in auge a Giulianova con questo recupero del titolo. L'idea partì, stavamo parlando io e Ivo Iaconi, parlavamo un giorno, si parlava di del Giulianova e anche del passato, giustamente parlando con Ivo, sai, degli anni in cui stavamo insieme qua a Giulianova, e diceva lui: perché non facciamo qualche cosa per ricordare un po' tutta la storia del Giulianova? E quindi diceva lui: facciamo una mostra fotografica a ste cose. Poi io così ci ho un po' riflettuto, ne ho parlato con altri amici, tra i quali Maurizio Franchi, che è in possesso di tante ricordi fotografie, ha scritto un libro, ha fatto un libro. Poi ho parlato con altri amici e piano piano venne fuori l'idea, di costruire questa associazione. Poi ne parlai. Scusami un attimo, Nicola, sì. Ti interrompo un attimo solo perché, sì, parlando di Maurizio Franchi, adesso mi viene in mente che anche seguendo su Facebook c'è Alfredo Paolone che sta risvegliando l'entusiasmo, perché posta tutte le fotografie. Alfredo è un altro degli appassionati, squadre, delle vecchie, esatto, squadre, ha fatto il settore giovanile, è cresciuto nel Giulianova, tante insieme cose. Ci si muove. E quindi io vedendo così, poi ne ho parlato, e questa associazione è in collaborazione, poi abbiamo parlato con l'avvocato D'Antonio, col presidente Mattucci, e noi poi si è deciso che noi prendevamo questo titolo lì dal curato, andavamo a fare l'offerta appoggiata anche dalla stessa società, cioè nel senso, perché poi infatti il titolo non poteva essere acquisito subito, perché si deve aspettare la fine del campionato per ripartire
Quindi diciamo, d'accordo con la società, si è riusciti a riprendere questo titolo. A noi ci permette di mettere su una sede così di rappresentanza, diciamo lì al campo c'è una sede diciamo amministrativa, mentre qui in Corso Garibaldi dove c'era prima la posta, approfitto per ringraziare la famiglia, la signora Barnabei e i figli Alfredo, Nino e Sandro, perché ci hanno concesso gratuitamente il locale per proprio realizzare diciamo questo. Ci associamo sicuramente. Quindi è proprio perché personalmente certo. Ho voluto che la sede si trovasse proprio nel centro storico, dove è sempre stato lungo il negli corso anni, esatto, diciamo, e può essere diciamo una sede museo, nel senso dove verranno messi i trofei, verranno messe le fotografie storiche. Ecco, leggo la maglia giallorossa, l'abbiamo sempre, qualche tifoso che scrive, l'abbiamo sempre dentro, quindi è stretto il rapporto che c'è tra quello che tu stai dicendo adesso e che vuoi realizzare insieme ad altri concittadini. Noi adesso stiamo lavorando. Questo è quello che interessa ed è uno degli obiettivi che noi dell'associazione e quindi vogliamo portare avanti insieme poi, a tutti i nostri concittadini. Poi diciamo, una volta costruita questa sede, a breve, penso ecco durante le feste, forse entro il 6 gennaio cerchiamo di fare l'inaugurazione, anche perché nel 2014 Giulianova compirà 90 anni, quindi ci sono tutti i presupposti per fare qualche cosa di bello proprio per Giulianova e per far riappassionare i tifosi giallorossi alla squadra. Tutti insieme dobbiamo concorrere per ottenere questo risultato. In attesa, lo dicevo prima, ma io penso che anche lì il Giulianova, quello che succederà anche come titolo, dovrà recuperare il settore giovanile per rinverdire il tutto. Io penso che questi sono come dire, argomenti da affrontare mano a mano che si va avanti. Adesso giustamente la dirigenza è impegnata a portare avanti un campionato molto impegnativo, con i tempi che corrono non è facile, quindi noi vorremmo dargli una mano a queste persone cercando proprio di riavvicinare il più possibile la tifoseria alla squadra. Ci dicono che abbiamo in diretta Ernesto Ciafardoni. Buonasera Ernesto, grazie per aver accolto il nostro invito e i nostri concittadini, i nostri tifosi ci chiedono tante cose, non so se tu sei davanti allo schermo per poter leggere, però alcune cose possiamo diciamo dirtelo in maniera da poter far sapere ai tifosi, agli sportivi tutti di Giulianova, che cosa c'è di nuovo, che cosa c'è da un punto di vista dell'acquisizione, che cosa è successo, perché questo comunicato stampa che ha vietato un po' di far venire in questa sede questa sera i tesserati del Giulianova. Buonasera a tutti, mi sento abbastanza male, ho capito e abbastanza intuito la tua domanda. Allora cerchiamo un attimo di riassumere ed essere veloci e precisi il più possibile. È chiaro che ci sono delle voci, ci sono state delle voci, ci sono state anche degli articoli sui giornali, quindi per cercare di essere precisi il più possibile, come questa società ha cercato di fare un po' dall'inizio del campionato, abbiamo indetto tra virgolette un silenzio stampa che non è assolutamente punitivo nei confronti di nessuno, ma che riguarda esclusivamente i tesserati e che segnala colui che può parlare ufficialmente a nome della società, il sottoscritto, il presidente Adriano Mattucci, che in questo momento come al solito è fuori per lavoro. Allora, per non creare delle confusioni, per non dare adito a chiacchiere, permettetemi un termine dialettale che a me non piace molto, però purtroppo il piccolo paese come Giulianova
spesso inseguito da vermecchie di bassa lega, abbiamo deciso che fino al giorno di chiusura del mercato parleranno pochissime persone. Eccomi qua per voi, oggi comunicato stampa dove ufficialmente vi abbiamo messi tutti al corrente delle cessioni del centravanti Los Santos, che è andato a giocare a Matera in una squadra che punta decisamente alla vittoria del campionato. Noi auguriamo a DOS di poter vincere questo campionato, perché cambierebbe anche il suo status a livello professionistico, quindi giocherebbe da italiano a tutti gli effetti. E Di Julio, che dovrebbe firmare, o forse avrà già firmato, con l'area canadese. Questi i giocatori sono in usciti, da oggi si allenano con noi e sono stati tesserati centrocampista Federico Conti, proveniente dalla Serie B belga, dal Visse, e un giovane di belle speranze che si chiama Spadaccini, che viene da Renato Curi. Le prossime mosse in entrata e in uscita saranno esclusivamente comunicate attraverso dei comunicati stampa, scusatemi il gioco di parole, cioè tutti saranno messi al corrente di quello che accadrà esclusivamente attraverso un comunicato stampa che noi manderemo a tutti gli organi, appunto, di stampa, televisivi, radiofonici, di testate giornalistiche, eccetera eccetera, confermando la presenza nei 20, quindi gli 11 più il 9 riserve in panchina, dei giocatori Esposito e Berretti, che saranno, se il mister lo richiederà, schierati nell'11 titolare che affronterà il Sulmona. Quello che tu ci dici, Ernesto, sicuramente ci dà dei chiarimenti. La Vico all'inizio, non so se tu hai avuto modo di ascoltarci, ma aveva in qualche modo interpretato correttamente le motivazioni per cui Giulianova 1924 aveva fatto questo comunicato, e lo aveva detto espresso nel suo intervento. Questo ovviamente chiarisce tutto quello che, perché ci sono state delle supposizioni ovviamente all'interno della città. E Giancarlo, scusa se ti interrompo, però io a titolo personale una piccola cosa da cittadino giuliese la devo dire. Prego. Da anni ci sono tante informazioni che gravitano intorno alla squadra di calcio del Giulianova. Tante informazioni sono permesse da leggerezze e dilettantismo, da dirigenti e addetti ai lavori che frequentano, ripeto, da anni, indisturbati i corridoi degli spogliatoi del Fanini. Apro e chiudo una parentesi: abbiamo cercato nella maniera migliore possibile di trattare tutti gli organi di stampa in maniera uguale, perché è giusto dare una notizia precisa, ufficiale. Qualche volta ci siamo riusciti, qualche volta non ci siamo riusciti, perché purtroppo questo malessere quotidiano serpeggia nelle mura dei corridoi del Fanini. Ho capito. E io mi permetto di ridirti che nel mio intervento ho sottolineato la novità che quest'anno è stata molto chiara, quella di mettere in campo da parte di questa società, e ha curato molto gli aspetti proprio in maniera professionale, io direi. Del resto tu sei un esempio, perché si conosce chiaramente a Giulianova qual è la tua collocazione sportiva a tutto campo. Il calcio per te è stato ed è un momento passionale forte che viene da lontano, ma sei anche nel mondo della pallacanestro, per cui la tua professionalità a servizio del Giulianova Calcio fa sì che ci siano questi aspetti, siano curati attentamente e siano poi fatti eseguire nel migliore dei modi.
si spera che questa strada sia... Giancarlo, scusami, io ti ringrazio. È chiaro che noi, io, siamo uomini di sport. Vi ho sempre detto, non chiedetemi se il terzino attuale è più bravo di quello di ieri, se il mediano ha giocato bene in difesa, è stato bravo a centrocampo, eccetera, eccetera. I discorsi di comunicazioni non è difficile, anche se il mio sport e il mio lavoro è quello della pallacanestro, ma qui si tratta di comunicare, certo, e far passare delle notizie, ripeto, il più possibile in maniera corretta e precisa. Una squadra di pallavolo, una squadra di pallacanestro, una squadra di calcio, certo, da un punto di vista, i dirigenti sono simili, la struttura di una organizzazione, quindi la struttura di un organigramma societario può essere simile, quindi non è difficile il compito che io, grazie di Dio, che però vive di sede a Pescara, è un pochino meno presente di me, ma solo per una questione logistica, quindi come al solito, e anche quello che ti sto per dire non è che siamo così difficile, abbiamo fatto le cose per bene, siamo riusciti a far passare bene anche i nostri messaggi, qualche volta sicuramente anche noi abbiamo commesso degli errori, su questo non ci piove, però anche noi come società vogliamo crescere, ci vogliamo continuare a strutturare e a rinforzare, e chi vuole capire capisca. Scusate, ho un po' di tosse. Va bene Ernesto, ti ringraziamo, e quindi rafforza in noi sicuramente il convincimento che questa società, proprio partendo da questi aspetti, sia sulla strada giusta, perché è fondamentale la comunicazione, l'immagine di una società, ed è importante che poi chi ci sta dentro abbia dentro di sé il seme dell'amore per lo sport, diventa un qualcosa che contraddistingue e che rafforza tutto il mondo dello sport. Ti ringraziamo per questo intervento, avremo modo di sentirci in altre trasmissioni. A disposizione, io vi ringrazio sempre della vostra preziosa collaborazione, del vostro lavoro, e un saluto a tutto lo studio, a tutti i tifosi e a tutti i cittadini di Giulianova. Grazie, ci vedremo domenica sul campo. Grazie. Ecco, anche per noi questa è una pagina nuova, per noi della Giulia Viva, di questa associazione che porta avanti questa iniziativa insieme al giornale quindicinale. È segno che anche noi nel nostro interno ci muoviamo con la passione che serve, con i limiti, però cerchiamo di concorrere a far crescere questa città sotto tutti i punti di vista, sportivo e non sportivo, dal punto di vista della cultura, della politica, in tutti i sensi, ed è molto molto bello. E a questo punto vorrei rivolgere anche un invito a tutti quei giovani che vogliono partecipare, vogliono vedere in questa nostra iniziativa una palestra per che loro possano cimentarsi. Io questa sera sto svolgendo un ruolo che non mi appartiene, ho la mia età, sono avanzato negli anni, molto avanti, quindi non pensavo mai di poter fare quello che sto facendo adesso, non dico che cosa perché non sono né un conduttore né un giornalista, sono un uomo che ha fatto la sua vita, le sue esperienze e continua a fare esperienze, e quindi l'invito ai giovani ad avvicinarsi, la nostra disponibilità è totale, quello che possiamo dare come senso di esperienza per tutto quello che c'è da fare, sia sul cartaceo che anche in questa nuova veste, quella del web, che è, diciamo, è un po' il futuro, disponibile a poter partecipare. Adesso vogliamo mettere un po', chiedo alla regia se possiamo mettere un po' la classifica dei risultati
della quindicesima giornata, ecco, si vede in sovrapposizione in questo caso c'è da commentare, Vico. Vediamo che... Ma c'è da commentare, diciamo che era scontata la vittoria dell'Ancona sull'Isernia, anche se l'Ancona ha incontrato qualche difficoltà di troppo considerata la caratura dell'altra squadra. C'è questa piaga del Boiano che continua a giocare con i ragazzini e francamente a perdere anche dignità, e questo non giova certamente neanche a quei poveri ragazzini che vengono mandati così allo sbaraglio. La Jesina ha battuto secondo pronostico il Fano, ma lo ha fatto in una maniera più netta forse di quanto ci si aspettasse. La Miternina è stata autrice di una delle sorprese della giornata, perché ha sconfitto un Termoli che si stava proponendo nei quartieri alti della classifica. Della vittoria della Maceratese su Giulianova abbiamo detto, è un rilancio della squadra di Favo a ridosso della capolista. Il Matelica anche qui non ha fornito una grande sorpresa, perché l'Angolana, nonostante l'avvento di Donatelli al posto di Miani, non riesce ancora a trovare la quadra. Questa Civitanovese che continua a perdere, ha giocato nell'anticipo di sabato ad Agnone, e francamente dalla Civitanovese questi rovesci in serie io non me li aspettavo. Dopo la partita con il Giulianova pensavo che la Civitanovese potesse rivestire un ruolo da vera protagonista. E il Sulmona invece conferma di essere squadra prevalentemente insidiosa in trasferta, e questo può in qualche modo far suonare un campanello d'allarme per la gara di domenica, anche se io vedo il Giulianova attrezzato per dire la sua. E infine c'è stato il pareggio tra Vispesaro e Celano, con il Celano che ultimamente sembra ritrovare un po' di se stesso. E la classifica la vediamo qui, c'è l'Ancona, come dicevo prima, capolista con il migliore attacco e la migliore difesa, e già questo la dice lunga sulla... Certo, c'è l'equilibrio della squadra. C'è l'equilibrio, evidentemente c'è anche una qualità superiore alle altre. Diciamo che queste qualità si amalgamano per rendere equilibrata proprio la classifica. È abbastanza corta, tenuta fuori l'Anconitana, vediamo che la classifica è salì 3 punti tra Giulianova e la Maceratese. Sul Mona, che domenica viene a Giulianova, dovrà richiamare tutta l'attenzione così come è stata affrontata, e quindi cercare che Giulianova affronti la partita con il Sulmona così come l'ha affrontata quella con l'Anconitane. E a tal proposito io voglio leggere un comunicato che è stato inviato dalla società, proprio per cercare di creare le condizioni perché poi in campo la squadra possa essere sostenuta da quanti più tifosi possibili. Il comunicato che vi leggo è stato inviato dalla Giulianova 1924, che comunica che in occasione della gara interna contro il Sulmona in programma allo stadio Rubens Fadini di Giulianova domenica 15 dicembre con inizio alle ore 14:30, la società ha deciso di promuovere l'iniziativa Porta un amico allo stadio. Per il solo settore curva ovest, con l'acquisto di un singolo biglietto a costo di 8 euro, potranno accedere allo stadio l'acquirente dettagliando e gratuitamente un proprio amico. Mi sembra che sia una
una iniziativa veramente degna di essere accolta, perché si creano le condizioni per cui penso che tutti quanti insieme stiamo lavorando. Ecco, c'è sicuramente qualcuno che mi è molto vicino, credo, Mister De Falco, oppure è uno dei miei tanti, sei un mito, dicono, viva la compianta di FG Giulianova. Questo mi fa piacere. Qualche ragazzo ci fa piacere, perché se ti è un'esperienza ero condivisa. Uno dei soci fondatori, Vico, e devo dire che questa sera avevamo chiesto anche di partecipare tramite Nicola a Maurizio Franchi, e devo dire che Maurizio Franchi insieme a Giulio e Torre, ad Antonio Serena e Carlo Puliti, esatto, hanno iniziato le prime esperienze di allenatori proprio con la DFG, quindi in quel periodo ha avuto anche questo merito di aver dato inizio, non so con quali risultati adesso, perché io poi li ho persi di vista, per cui non posso dire se sono cresciuti nel modo in cui io penso che debba essere insegnato il calcio, o seppure hanno preso un percorso diverso. Cioè, io penso che nel mondo del calcio, soprattutto chi sta con i giovani, deve avere il sentimento, il modo di fare, di rapportarsi con i ragazzi simile a quello di un maestro. E io infatti intendo definire e chiamare gli istruttori che si trovano a contatto con quei ragazzi di quell'età maestri di calcio, così come facevamo io e Nicola quando insegnavamo calcio, a partire dalla tecnica individuale, ciò che invece si vede non si fa più. Mentre oggi molti giovani allenatori o tali allenatori che si avvicinano preferiscono definirsi e farsi chiamare mister. Io forse a questa età posso essere anche chiamato mister, ma coloro che vivono, che si approcciano per la prima volta nel mondo del calcio, dal mio punto di vista, dovrebbero qualificarsi, definirsi maestri del calcio. Ma per fare questo però devono acquisire le conoscenze necessarie. Mi dicono che abbiamo poco tempo per finire la trasmissione. Io un saluto da voi, vorrei che finire questa chiacchierata che abbiamo fatto dando a Vito l'opportunità per poter salutare e invitare i nostri concittadini allo stesso modo. Il filo conduttore è stato quello della speranza che rinasca l'entusiasmo attorno al Giulianova, e non possiamo far altro che lasciarci con l'auspicio che ciò avvenga. Nicola? Io voglio dire questo a tutti i giugliesi: a Giulianova il calcio ha unito sempre, quindi ci ha, come dire, sempre visti spingere la barca per la stessa direzione. Quindi ecco, invito tutti i tifosi, tutti gli appassionati di calcio a cercare di incoraggiare questa dirigenza e la squadra per poter ottenere il miglior risultato possibile insieme a loro. Ecco, questo è io dal mio punto di vista, e per chiudere la serata non posso che associarmi a quello che hanno detto i due interlocutori, e aggiungerei che forse dobbiamo spingere un po' per cercare di portare poi a migliorare le strutture sportive che a Giulianova purtroppo sono ancora... Su questo bisognerebbe dedicare una trasmissione. Però finisco qua, finiamo qui la serata, perché sarebbe lunga. È stimolante, come argomento è stimolante. Ecco, è un tema evidentemente che tratteremo nel prosieguo, perché è nostra intenzione, quindi
parlare a 360 gradi. I problemi dello sport sono tanti ed è molto importante che invece allo sport praticato, non solo quello diciamo visto o sui campi o come vissuto da tifoso, ma ci serve anche l'attenzione per quelli che praticano lo sport. Molti cittadini hanno capito e si vede spesso questo, tanti concittadini che sul lungomare corrono, quindi hanno capito che il movimento è fondamentale. Quindi negli altri incontri. Per questa sera ci fermiamo qui e arrivederci alla prossima puntata. Buonasera. Buonasera a tutti.